Il museo, il primo museo moderno intendo, fu inventato nel XVIII secolo, nel Settecento, e fu inventato in Italia, o meglio ancora, a Roma. Stiamo parlando del 1734 e stiamo parlando del Museo Capitolino. Da allora diverse cose sono rimaste identiche. L'idea che i musei servano a custodire e a mantenere il patrimonio culturale, per esempio. Alcune cose sono cambiate. Si pensi al pubblico del museo. Nel Settecento nessun intellettuale, da Giovanni Gaetano Bottari fino a Voltaire o a Winckelmann, avrebbe mai pensato che i musei sarebbero divenuti un fenomeno di massa. E poi naturalmente vi sono cose del tutto nuove. Guardate per esempio al settore della comunicazione. Nel Settecento nessuno pensava a connessioni planetarie come sono oggi i social network oppure il web. Insomma, il museo è qualcosa di antico, ma al tempo stesso di estremamente attuale. Nell'università dove lavoro, l'Università di Teramo, esiste un corso specializzato dove si insegna che cos'è il museo, come funziona il museo e come può diventare uno sbocco professionale. Progettato in questo modo, fatto in questo modo, lo trovate solo all'Università di Teramo, nel DAMS dell'Università di Teramo. Anche per questo mi piace chiamare questa università una università a regola d'arte. Affrontiamo il museo da molti punti di vista, così da raggiungere diversi obiettivi, quel che si dice una visione organica del tema. Partiamo dal cuore, dall'esistenza stessa del museo, un'istituzione centrale per noi, cittadini di un moderno Stato democratico. In uno slogan, il museo è vivo ed è fra noi. Ma come funziona il museo in concreto? Al di là delle vetrine, dei manifesti, dei siti internet? Ecco il secondo obiettivo. Concretezza, concretezza, concretezza. Il corso affronta a viso aperto gli aspetti economici, gestionali e amministrativi del museo. Eccoci poi alla cosa più importante, almeno per alcuni, cioè al lavoro, ai mestieri del museo. Ogni studente è chiamato a dare il proprio contributo individuale su singoli aspetti, su singoli temi del museo. I più volenterosi e i più meritevoli sono chiamati a prendere parte attiva a uno dei molti progetti che quasi ogni giorno affrontiamo qui nel DAMS e che sono dedicati al museo. Storia e teoria del museo si affronta al secondo anno del corso di laurea in discipline delle arti, musica e spettacolo, il DAMS. Il DAMS è uno dei due corsi di laurea triennale attivati all'interno della Facoltà di Scienze della Comunicazione, qui a Teramo. Il corso eroga 12 crediti, cosiddetti CFU. Gli studenti che lo frequentano seguono 72 ore di lezione. Parte delle lezioni si svolge in classe, in una classe perfettamente equipaggiata, come questa qui. Sono le cosiddette lezioni frontali. Una parte del lavoro si fa comunque anche dal vivo, direttamente nel museo, a contatto con il personale che lavora in questa istituzione. Sono talvolta funzionari, ma anche altre persone, come i direttori del museo. Tengo molto che nel corso si possa fare almeno un sopralluogo. All'interno del corso affrontiamo diversi argomenti, molti casi concreti.
Alcuni di questi argomenti, di questi casi, possono apparire scontati, persino ovvi. Altri invece lo sono assai di meno, sono addirittura sorprendenti. Ecco allora i Musei Capitolini a Roma. È un esempio quasi immancabile in un corso come questo, perché i Capitolini sono il primo museo moderno, fondati nel 1734 in cima al colle del Campidoglio, nel luogo dove Michelangelo, alla metà del XVI secolo, aveva collocato la statua imperiale di Marco Aurelio. E poi, qualche decennio più avanti, il Musée Napoléon, ovvero il museo che Napoleone Bonaparte volle costruire all'interno del Palazzo del Louvre, a Parigi, a eterna gloria delle proprie conquiste e quasi sempre ai danni delle nazioni che aveva conquistato. Altri casi che vengono affrontati a lezioni sono invece un po' meno ovvi. Penso per esempio alla storia del monachesimo, una storia millenaria che ha inizio nell'Oriente cristiano quasi a ridosso della morte di Gesù, ma che poi diventa fondamentale anche nell'Occidente, anche prima di San Benedetto da Norcia e Monte Cassino. Una storia, questa del monachesimo, che in età romanica e gotica acquisì un'importanza fondamentale anche qui in Abruzzo. Lo stanno a dimostrare ancora oggi il monastero di Santa Maria di Bominaco, la sua chiesa e il suo vicino oratorio con le sue straordinarie pitture. Avere la possibilità di comprendere una parte fondamentale del nostro patrimonio di arte e di cultura e di conseguenza sapervi intervenire nel modo corretto anche sul piano della valorizzazione. Questo, in sostanza, significa conoscere la storia del monachesimo, conoscere Bominaco. Che dire poi degli esiti più moderni? Può una persona che voglia intendersi di museo stare fuori dalla contemporaneità? Bene, il mondo del moderno è anche il mondo dell'immaterialità, della cultura pop e della cultura del post. E dunque anche il mondo di Andy Warhol, un artista Warhol che attraverso le sue capsule del tempo rivoluzionò il modo, la concezione stessa del collezionare, del tutelare e dunque anche il mondo del museo. Così come il mondo di oggi è anche il mondo dove si ripensano, si macinano e si ricompongono in termini nuovi le tradizioni del passato. È quanto fa per esempio l'artista italiano Francesco Vezzoli, uno dei casi che si affrontano a lezione. Sempre in confine Vezzoli, fra l'universo del postmoderno e quello del trash. Guardate, gli studenti mi dicono spesso, professore, con lei ogni lezione è una sorpresa. Come in quel gioco della settimana enigmistica. L'immagine compare e diviene evidente man mano che si uniscono i punti. Solo alla fine possiamo vedere il disegno completo. Storia e teoria del museo all'Università di Teramo è perciò un corso organico, completo in ogni sua parte. Un corso unito e complementare alle altre materie che si fanno nel DAMS. Ma al tempo stesso un corso che ha un'anima propria e forte, esattamente perché mira a sviluppare un rapporto individuale fra lo studente e il museo. Perché insomma a questo punto l'avrai capito, nel museo ci sei anche tu.